Salve amici di Cinema di Passione. Il film di quest'oggi è diretto dal regista inglese Stephen Frears e si intitola Vittoria e Abdul. Un titolo molto semplice, molto breve, ma che già ci dice molto della pellicola, suggerendoci diversità ma allo stesso tempo unione. E infatti questo film parla di un'unione, di un legame, ossia quello che si instaurò tra la regina Vittoria e il suo schiavo indiano di religione musulmana Abdul Karim. Siamo nel 1887 e l'Inghilterra domina sui cinque continenti con il suo impero. Dall'India partono i servitori Abdul Karim, appunto, e Mohammed per rendere omaggio alla regina in occasione dei suoi 50 anni di regno. E Vittoria resta molto colpita dalla devozione e dalla deferenza di Abdul, tanto da ammetterlo a corte come suo Munshi, ossia come suo maestro di tradizioni indiane e lingua araba. Questo legame che si rafforza nel corso del tempo viene però avversato dalla corte e in particolare dal principe ereditario Alberto e dal primo ministro Salisbury. Dunque, Frears ci dice subito attraverso la didascalia iniziale che questo film è basato per lo più su fatti storici e questo per un duplice motivo. In primo luogo perché effettivamente le notizie che abbiamo su questa amicizia sono molto frammentarie, basti pensare che Giorgio V, il nuovo sovrano, ordinò che la corrispondenza fra la regina Vittoria e Abdul venisse distrutta, e sia perché l'intento del regista non è tanto di raccontarci i fatti, ma quanto di mostrarci che cosa abbia davvero rappresentato questo rapporto per la sovrana. Vittoria ci viene descritta come una donna abulica, triste, prigioniera di una gabbia dorata in cui tutti la riveriscono, ma dove nessuno sembra capace di manifestarle affetto, a cominciare da suo figlio. E in questo contesto la sincera devozione di Abdul diventa per lei una ventata d'aria fresca, al punto che la donna ne diviene quasi dipendente, così da tollerare perfino le piccole bugie che l'uomo le racconta, il che introduce anche un'altra tematica, ovvero chi sia veramente Abdul. È semplicemente un suddito devoto o è piuttosto un approfittatore che tenta di sfruttare la sua influenza per raggiungere uno status sociale che sarebbe impensabile per uno straniero. O ancora è una sorta di rivoluzionario che attraverso la sua elevazione a corte vuole umiliare gli inglesi che dominano la sua terra. Una tematica questa molto interessante che a cui Frears lascia la risposta in parte al giudizio dello spettatore. Certo è che questo film permette di apprezzare nuovamente una straordinaria interpretazione di Judi Dench, sempre bravissime in ruoli di donne forti, pensiamo alla regina Elisabetta I in Shakespeare in Love o a M, il capo di 007 nei più recenti film di James Bond. Molto bravo è anche Adel Akhtar, che interpreta Mohamed, l'altro servitore, che si presenta come una sorta di ribelle alle convenzioni e al dominio inglese, totalmente diverso da Abdul, che in effetti è talmente devoto, talmente innocente da apparire quasi irreale, quasi favolistico. Come favolistica la concezione del tempo. Frears, in maniera un po' alla Nolan, riassume in pochi mesi quella che è stata un'esperienza, un'amicizia, un rapporto che è durato ben 15 anni. Ma malgrado queste piccole sbavature, io credo che sia un film veramente bello, veramente valido, che permette allo spettatore di commuoversi e ridere allo stesso tempo, che però purtroppo dovremmo aspettare il 26 ottobre per vedere sui nostri schermi. Questo è tutto, come al solito la recensione è sul sito www.cinemachepassione.it. Io vi saluto e come sempre vi auguro buon cinema, alla prossima!